In un momento in cui il sostegno finanziario a famiglie e imprese ha un'importanza vitale, le disparità economiche a livello territoriale, cioè tra il nord, il centro e il sud, rimangono marcate, anzi si accentuano. Lo conferma la FABI, uno dei principali sindacati del settore bancario, che sottolinea come ci sia soprattutto al sud un forte rischio che queste attività finiscano nelle mani del racket dell'usura. La fotografia scattata dalla FABI sulla situazione di sofferenza economica delle famiglie italiane è molto pesante. Sentiamo ai nostri microfoni Lando Sileoni, il segretario generale della FABI. Il quadro è abbastanza pesante, abbastanza drammatico, perché c'è una Italia a tre velocità. La prima velocità riguarda il nord Italia, dove comunque i prestiti, anche se con un inizio molto, molto stentato, poi sono arrivati. Poi c'è un'Italia a velocità media che riguarda il centro del paese, e poi c'è una terza Italia che riguarda il sud delle isole, dove lì veramente ci sono delle situazioni borderline, delle situazioni che devono preoccupare. Quanto è profondo in questo momento il disagio economico? Guardi, ci sono delle persone, delle famiglie che veramente non riescono neanche a superare la metà del mese. Soltanto questa indicazione che le sto dando rende chiaramente la fotografia veramente drammatica del paese, quindi il governo deve assolutamente intervenire, perché le banche intervengono, però le banche poi alla fine svolgono anche loro un'attività finanziaria, e anche se i prestiti sono stati erogati in grande quantità, il problema è poi che le banche devono anche stare attenti, perché poi se non vengono restituiti c'è la Banca Centrale Europea che interviene, come sta intervenendo, penalizzando anche i bilanci delle stesse banche. Insomma, è un cane che si morde la coda, e per evitare che il cane continui a mordersi la coda è chiaro che diventa fondamentale l'intervento del governo, che in parte c'è stato, ma che noi riteniamo ancora non sufficiente.